Un saluto da Ivan di PacoDigit. Oggi facciamo conoscenza con ITT DSS Outlimits, un telefono dual SIM che appartiene, come dice il suo stesso nome, alla famiglia dei telefoni che ITT ha pensato per un utilizzo estremo. Un telefono resistente alla polvere, all'umidità, all'acqua, agli urti, addirittura alla pressione di 100 kg. È un telefono che risponde al protocollo IP57, un protocollo militare. Non so esattamente cosa contempli questo protocollo, ma certamente fa riferimento a un livello di resistenza di questi oggetti. Una tastiera normale per telefoni cellulari, estremamente grande, molto facile da usare. Anche la comunicazione pubblicitaria parla della facilità di usare questa tastiera anche in presenza di guanti. È certamente vera questa comunicazione. Abbiamo nella parte frontale, capsula auricolare, la tastiera, un display da circa 1,8 pollici con risoluzione 320x240, quindi quarter VGA. Nella parte destra del telefono, un tappo che va a coprire i connettori di ricarica micro USB e il jack per le cuffie. Sulla parte destra troviamo bilanciere per il controllo del volume e un tasto che ci permette di attivare questa lampadina, una vera e propria torcia che quindi ci può venire in aiuto appunto in situazioni particolarmente difficili, quindi di buio, non so se si cammina in un bosco, in questo tipo di situazioni. Abbiamo questa griglia che funge anche da altoparlante di sistema e dietro, sotto a questa griglia, questo tasto con su scritto SOS. Il tasto SOS è un tasto che può essere personalizzato e che in situazioni di emergenza può essere premuto e darà origine a una serie di comunicazioni e dei numeri che noi avremo preimpostati chiedendo aiuto, comunque mettendo in allerta su una situazione di pericolo. Il telefono è dotato anche di una seconda funzione SOS, funzione che ITT chiama perdita di verticalità. Quindi il telefono si accorgerà del venir meno di una determinata posizione. Ora l'esempio che mi viene in mente è quello, se per esempio qualcuno sta facendo un'arrampicata su roccia, se il telefono, se noi dovessimo perdere l'equilibrio, quindi trovarci in una posizione molto differente rispetto a quella consueta, il telefono si accorgerà di questa variazione di inclinazione e potrà inoltrare un messaggio di SMS. Confesso di non aver avuto il tempo di provare questa funzione in situazioni estreme, ma è assolutamente attivabile su questo apparecchio. Parte posteriore con anche questo cover, un cover che nasconde anche qui una sorpresa. Dobbiamo aprire queste due piccole vitine o con l'unghia o con una piccola moneta e sotto al cover troveremo un secondo coperchietto che funge anche da guarnizione che una volta incastrato metterà a tenuta stagna il comparto posteriore del nostro telefono. Troveremo quindi la batteria, sotto la batteria anche lo slot per le due SIM perché come dicevo prima è un telefono dual SIM. Non è presente la possibilità di espandere la memoria, è presente invece la connettività Bluetooth. La parte radio di questo telefono è un tribanda con il solo supporto GPRS, quindi naturalmente la trasmissione dati è quella che è. Vediamo rapidamente qualche altra informazione. Il telefono è un telefono con delle dimensioni abbastanza importanti, naturalmente ciò è dovuto a questa corazza super protettiva. 12 cm di altezza, 6 di larghezza, circa 2 di profondità per 115 grammi di peso. Quindi, non esageratamente pesante, un pochino ingombrante nelle sue dimensioni complessive, soprattutto considerando che abbiamo a che fare con un telefono con delle funzioni estremamente basiche. Entriamo un attimo nel menu, vediamo la rubrica telefonica, cartella dei messaggi, l'SOS di cui parlavo prima, per l'impostazione del tasto SOS,
una cartella impostazioni che ci permette di variare il profilo, la gestione della dual SIM, l'accensione del Bluetooth e tutte quelle configurazioni tipiche di un telefono, quindi l'organizer, la suoneria per il messaggio, sono delle cose abbastanza normali. Elenco delle nostre chiamate, l'organizer di cui parlavo prima e si ritornerà poi alla rubrica telefonica. Abbiamo questi due tasti rapidi, con questo si accede al menu, con questo si accede alla rubrica. Possiamo anche utilizzare il tasto a quattro direzioni, il tasto è personalizzabile con quattro funzioni per ognuna delle quattro direzioni. Cosa dire, il menu è abbastanza intuitivo da usare, quindi non creerà nessun problema nel suo utilizzo. Parte telefonica, devo dire che la parte telefonica è nella media per quanto riguarda la capacità di ricezione e di trasmissione del segnale. Devo confessare che non mi è piaciuto per niente la qualità della fonia del padiglione auricolare. Probabilmente, anzi l'Evrel probabilmente, è stato fatto un lavoro di protezione anche di questa feritoia per far sì che dalla capsula auricolare non entrino impurità, quindi acqua, polvere, eccetera. E questo ha reso forse il passaggio del suono un po' troppo complicato. Il risultato è una fonia un po' troppo metallica, davvero senza nessun calore. Non c'è nessun problema nella fase di comunicazione. Io sono, come ho detto altre volte, sono un pochino impallinato su questa cosa me ne sono accorto immediatamente. A parte questo, che forse è un po' l'unico difetto nella fase di telefonata, direi che questo è un telefono che va a soddisfare in pieno il motivo per cui è stato creato. Un telefono veramente resistente quasi a tutto, semplicissimo da usare, quindi un prodotto estremamente sostanzioso e concreto nelle sue attività. Bene, ringrazio la Stockhouse per averci messo a disposizione questo esemplare della prova, vi ringrazio per l'attenzione e un saluto da Ivan.